l'insegna del divertimento è piena di colore e credo che si possa vedere. Purtroppo il maltempo non ci ha graziato, era tutto iniziato molto bene, siamo arrivati a 900 iscrizioni e causa maltempo tanti sono scappati, ma la festa è continuata perché più temerari sono rimasti qua, si stanno divertendo. Il segreto di questa festa è che non c'è un vincitore, tutti sono i protagonisti e tutti sono colorati. Oggi è una dimostrazione che l'Appennino e Montecreto sono in grado di dare tanto anche ai giovani. È quello che dobbiamo fare, diventare attrattivi per tutti questi giovani che possono dire vado in Appennino e posso divertirmi.